Se anche tu sei un fan della Formula 1, probabilmente avrai già sentito parlare del termine graining. Ma che cosa significa in realtà? Il graining è un fenomeno che si verifica quando la superficie di un pneumatico inizia a rompersi e a perdere dei piccoli pezzi di gomma. Questo può accadere ad esempio quando il pneumatico è soggetto ad elevati livelli di scivolamento o elevati livelli di forze laterali. Ad esempio quando un'auto è in curva ad elevata velocità. Questo fenomeno può avvenire però anche se la pista è sporca o è poco gommata. Ovviamente può avvenire anche se il setup della vettura non è corretto, non è ottimale, proprio perché è questo setup non corretto che potrebbe accentuare notevolmente il fenomeno di scivolamento della vettura di cui facevamo cenno prima. E infine può avvenire anche se le gomme non sono alla giusta temperatura. I pneumatici, infatti, non dimentichiamo che hanno quello che si definisce working range, ovvero un intervallo di temperature di esercizio che sono ottimali per la resa della gomma. Se i pneumatici lavorano fuori da questo working range, può verificarsi il graining. Il graining ovviamente può avere una serie di effetti negativi sulle prestazioni dell'auto. Come prima cosa, infatti, questi piccoli pezzi che si staccano formano dei riccioli sul pneumatico stesso, così come delle piccole abrasioni sulle superfici del pneumatico. E questo influisce sulle prestazioni della vettura e del pneumatico stesso, perché ovviamente vanno a ridurre quella che è la superficie di contatto tra il pneumatico e l'asfalto. Ma come si combatte quindi il graining? Beh, come ogni buon ingegnere, anche noi rispondiamo: dipende. Perché se siamo in gara, abbiamo del graining e il graining è dovuto a un setup non corretto, siamo fregati, non possiamo fare nulla, il setup non lo possiamo più toccare. Mentre invece se riusciamo a intercettare un potenziale problema di graining durante le prove libere, allora possiamo andare a lavorare ovviamente su un setup, cercare di trovare il setup ottimale che eviti la generazione di graining. E ovviamente setup ottimale vuole anche dire minor scivolamento della vettura, maggiore possibilità di percorrere curve ad alta velocità senza sforzare troppo i pneumatici stessi. Quindi un lavoro complessivo sul setup per ottenere migliore performance dalla vettura permette anche di ottenere minor graining. Se il graining è generato dal fatto che i nostri pneumatici hanno recuperato quelli che vengono definiti marbles, ovvero pezzi di gomma usata che si trovano lungo l'asfalto, gomma che hanno perso altre vetture e che i nostri pneumatici hanno raccolto grazie alla stickiness della gomma stessa, al fatto che la gomma tenda ad incollarsi al pneumatico, allora con il passare dei giri il graining può anche scomparire naturalmente, perché col passare dei giri la gomma del pneumatico stesso va a ripulirsi da questi marbles. Questo è tutto per quanto riguarda i concetti di base sul graining in Formula 1, una tematica che sempre più spesso sentiamo nominare durante le telecronache. Se questo video ti è piaciuto, ti chiediamo di mettere un like per supportare il lavoro che facciamo sui nostri canali e nelle varie piattaforme. Se l'hai trovato informativo e vuoi conoscere altri concetti, ti suggeriamo di seguire la playlist Formula 1 101, pillole di concetti base per i nuovi fan della Formula 1, e ti suggeriamo di iscriverti al canale e attivare le notifiche per essere informato della pubblicazione dei nuovi video della serie Formula 1 101. Intanto ti ringrazio e alla prossima!